Cambiano i difensori centrali, ma se c'è Brunetti al fianco, insomma, come se fossero al guinzaglio, li guidi tu. No. Casella ha fatto una grossa partita, in effetti sono contento per lui, che, visto che ha giocato un po' meno, e quindi faccio i complimenti per la prestazione che ha fatto. Sul gol dei giallorossi della Reganatese, possesso palla, pallone perso all'altezza del centrocampo, si poteva fare meglio in chiusura su D'Angelo o se l'hai inventato lui, tra virgolette? No, forse potevamo non farli partire, e dopo hanno messo una bella palla dove è stato bravo lui a inventarci il gol, perché poteva solo entrare lì. Uno dei tanti ex, Alessandro Brunetti, Recanatese, che malgrado il recente passato, ora dopo tre gare è a quota zero. Che squadra hai visto, riferendoci agli avversari? Sì, no, ho visto una gran bella squadra, dove ci hanno messo in difficoltà, e poi gli mancano anche qualche giocatore, anche Ferrante, che gli faccio un grosso in bocca al lupo, mi sa che si era fatto male nel riscaldamento, e quindi no, è un'ottima squadra che sicuramente si risolleverà. Domenica si va al Riviera delle Palme, un'altra marchigiana, forse quella più accreditata per la vittoria finale. Ci metto anche l'Aquila, ovviamente, lì a fianco, anche se parliamo in abruzzese. Sì, sicuramente abbiamo un'altra partita tosta, andiamo fuori casa, un campo in erba, però ci abbiamo giocato anche l'anno scorso, sappiamo bene le insidie, quindi adesso in settimana prepareremo al meglio. Grazie, capitano, e in bocca al lupo per la futura gara. Grazie, crepi il lupo.